Ma che bella immaginetta, quasi quasi la metto come copertina. Come copertina di questo viaggio, indovinate un po' dove? Indovinate dove? No, non ve lo dico. That is how I feel when the mirror shows me stranger. Amici, buongiorno, benvenuti in questa nuova giornata, in questa nuova avventura. Oggi si andrà sull'isola di Saona, che è una sorta di perla nei Caraibi. Qui davanti alla baia, alla spiaggia di Baia Ibe, c'è questa isola dove si potrà fare snorkeling, ci sono delle piscine naturali. Ha piovuto nelle ultime 2 ore, sono le 7 del mattino, però la ragazza dell'escursione mi avrebbe mandato un WhatsApp se non fossero partite le barche, almeno così mi aveva detto. Il tempo è migliorato parecchio. Amici, eccoci finalmente sull'isola di Saona, è la perla della Repubblica Dominicana. Lì ci sono gli escursionisti, anch'io sono arrivato lì, non che sia un turista particolarmente fai da te, anzi sì, in realtà lo sono, lo sapete meglio di me. Poi dove vado vado mi riconoscono ormai. Su questa spiaggia, sull'isola di Saona, è stato girato il film I Pirati dei Caraibi. Chiaramente non tutto il film è stato girato qua, ma alcuni stralci di spiaggia sono stati proprio presi da quest'isola. Intanto ragazzi, vi aggiorno sui prossimi viaggi, perché dai Caraibi ci sposteremo in Centro America, faremo Panama, Honduras, Guatemala, il Belize, Costa Rica. Ci sono un sacco di nazioni ancora da andare a vedere, quindi il tour si protrarrà fino a primavera inoltrata. Tuttavia dovrò tornare in Italia perché c'è da fare la recensione del volo di ritorno di Neos, sempre sul Boeing 787. Veramente una gran delusione sotto l'aspetto della barriera corallina. Poi fuori bello, ma dentro lasciamo perdere. Non state a spettinarvi, non vale la pena.
Questa spiaggia piano piano si sta svuotando perché tutti i turisti se ne stanno tornando ai loro resort. Pertanto, tra qualche minuto saremo qui da soli. Vabbè, il trucco è quello di prendere una barca privata e quindi riuscire ad andare via quando si ha voglia, ecco, senza sottostare ai soliti orari dei tour operator che organizzano le escursioni. Ci sono anche dei pellicani, tra l'altro, che non sono chiaramente questi. Queste sono gabbianelle normali.